salire sul primo scalino del podio della 45esima edizione del Rally Valle d'Aosta sono stati il pilota Lewis Chantre e il suo navigatore Igor Deren. Poco di vittorie per la coppia, terza consecutiva. Bellissimo, sempre, sempre difficile perché comunque poi oggi in particolar modo perché le condizioni meteo erano difficili. I pronostici davano Chantre sul podio e il pilota di Roisin non si è smentito, anche grazie all'aiuto del suo staff tecnico. Oggi è stata una giornata molto difficile, trovare la scelta giusta per affrontare le prove speciali non è stato facile. In mattinata il pubblico si era illuso, anche se per qualche ora, che Marcel Porliot, in gara insieme ad Eric Macori, potessero stravolgere la gara, dominando le prime gare speciali. Poi il brutto inconveniente che gli è costata la gara. Abbiamo preso un taglio, probabilmente c'era una roccia, qualcosa, delle pietre dentro. Diciamo che è stato bello finché è durato, purtroppo poco, sulla Fenis stavamo attaccando. Tra i valdostani moderata soddisfazione un po' per tutti e la speranza di far meglio la prossima edizione. Nulla, questa mattina sono rimasto nel letto praticamente, sono andato pianissimo e ho perso un po' di posizioni e non uscivo nei tempi, non so perché non guidavo io oppure perché era bagnato, non lo so. E niente, poi il secondo giro abbiamo iniziato a accelerare un po' di più e il terzo ancora un po' di più e alla fine è venuto un bel settimo posto. Oggi devo fargli i complimenti perché ha guidato veramente bene, le strade erano in degli stati pietosi, ringraziamo il team per la macchina che ci ha fornito e tutto. Problemino alla macchina, però siamo arrivati qua. Molto soddisfatti perché abbiamo fatto 13esimi assoluti e soprattutto abbiamo vinto l'over 55. Mi ha fatto prendere qualche spavento, ci siamo divertiti, io mi sono divertita, lui ha guidato bene, è bello essere all'arrivo soprattutto perché per noi il Val d'Aosta è un po' stregato.